Ci troviamo nell'abbazia di Maguzzano, luogo di preghiera e di lavoro, secondo il programma dei monaci benedettini che la fondarono nel IX secolo. Siamo qui per incontrare Vittorio Messori, che ha lo studio. Messori è lo scrittore cattolico più tradotto al mondo. Pensate che fu il primo a scrivere, il primo pensatore laico a scrivere un libro a quattro mani con un papa, Varcare le soglie della speranza, nel 1994, con Giovanni Paolo II. Ma 10 anni prima aveva scritto Rapporto sulla fede con il cardinale prefetto della Congregazione della Fede, futuro Benedetto XVI. Messori si è guadagnato l'apprezzamento di questi giganti della Chiesa del nostro tempo in virtù del suo lavoro di apologeta cristiano. Questa dimostrazione della storicità di Cristo, Vittorio Messori l'ha data attraverso una ventina di libri che sono degli autentici bestseller. Ma ci sono 3 volumi in particolare che ne hanno segnato la vita di studioso. Il primo, Ipotesi su Gesù, poi Patì sotto Ponzio Pilato e infine Dicono che è risorto. 3 opere che sono state di recente pubblicate dalle edizioni Ares di Milano. È intorno a questa trilogia che si svilupperà l'incontro e l'intervista con Vittorio di quest'oggi. Quali sono le negazioni principali assunte da chi non crede nella storicità di Cristo? Beh, innanzitutto sono pochissimi coloro i quali sono in grado di giudicare il fatto. Molte negazioni della verità del cristianesimo vengono fatte da persone che non hanno letto almeno Ipotesi su Gesù. E poi, dicevo, ciò che il Padre Eterno ha voluto è che i suoi figli fossero liberi. E quindi è naturale, appunto, che ci siano molti. Ma ciò che colpisce è il vedere, anche da parte di persone di cultura, ma di altra cultura che quella cristiana, persone che con sicurezza allontanano da loro la fede, appunto, la guardano magari con ironia, senza averla approfondita, senza averla conosciuta. Io in quei 3 anni che ho passato per cercare di capire che cosa fosse il cristianesimo, mi sono reso conto di quante sono le cose che non sono conosciute e che, se fossero conosciute, renderebbero gli atei, se non altro, più perplessi, appunto. Quindi credo che molti rifiuti derivino dalla non conoscenza, appunto, del cristianesimo. In Ipotesi su Gesù, tu, in risposta alle critiche, evidenzi invece alcune prove che rendono veramente plausibile l'esistenza di Cristo in Galilea 2 anni. Sì, paradossalmente succede questo. I 4 Vangeli sono sostanzialmente uguali e in realtà diseguali. Cioè, voglio dire, i Vangeli sono stati scritti da persone diverse, e la loro maggioranza, appunto, era costituita da testimoni della vita di Gesù. Quando si trattò di far sapere chi è Gesù, naturalmente furono condizionati dai loro ricordi, furono condizionati anche dai loro interessi o così via. Per cui succede, per esempio, che nella importante pagina dei Vangeli, dove
si enunciano le, come dire, si enunciano le cose principali dell'insegnamento di Gesù. Succede per esempio che in un Vangelo c'è scritto che queste verità così importanti furono dette su una montagna, su un monte. Per un altro, invece, per un altro evangelista, Gesù scese dal monte, arrivò fino al lago, il lago di, che sappiamo bene, appunto, il lago di Cesarea, il luogo che adesso non mi sfugge il nome, presso il lago. Gesù scese dalla montagna verso il lago, è arrivato al lago e elencò tutte le cose più importanti per lui. Cioè, allora, com'è andata la storia? Gesù ha il suo insegnamento principale, lo ha eseguito sulla una montagna o invece accanto al lago, quindi in basso. E così molte altre cose sono in contrasto. Sono contrasti che non intaccano mai l'insegnamento di Gesù, ma lo piazzano, lo situano in modo diverso in ciascuno dei quattro Evangeli. Allora, se, come è stato detto, il Vangelo fosse stato scritto, inventato da persone appunto che volevano far passare una religione che in realtà non c'era, ebbene, se ci fosse stato appunto questo, chiaramente innanzitutto non avrebbero fatto quattro Vangeli, ne avrebbero fatto uno solo, come è successo per l'Islam, per esempio, dove c'è un solo libro, no? Appunto. E innanzitutto avrebbero fatto un solo libro. Comunque, se avessero lasciato che i libri fossero quattro, si sarebbero, per dare verità a quello che loro dicevano, si sarebbero dati da fare per rendere del tutto uniformi le narrazioni degli Vangeli. Cioè, il fatto che ci siano delle diversità in cose minori, ripeto, dimostra che sono davvero stati scritti da persone le quali appunto partecipavano alla vita di Gesù e hanno colto una cosa e mentre altri ne hanno colto un'altra, hanno vissuto un episodio mentre altri non l'hanno vissuto e così via. Cioè, la diversità delle cose che possiamo trovare nei quattro Vangeli non dimostra la loro falsità, al contrario, la rinforza appunto, perché non è stato manipolato. Cioè, il fatto appunto che non si sia reso uguale tutto il Vangelo significa appunto che il Vangelo è vero. Perché Gesù di Nazaret, parafrasando il tuo secondo libro, doveva proprio patire sotto Ponzio Pilato? Non c'era un altro modo possibile per il re dei re, così lo conosciamo nei Vangeli, di affermare il suo regno a portatore di salvezza? Beh, questo è il grande mistero, questo è soltanto quando saremo nell'aldilà sapremo e capiremo. Tutti quanti ci chiediamo, era bisogno appunto tutto questo sangue, questa sofferenza e così via. È un grande mistero, non dobbiamo avere la presunzione di capire tutto e sempre. Io noto questo, che la sofferenza che Gesù ha sofferto, la, come dire, il dolore
che Gesù ha voluto accettare, scegliendo addirittura ciò che è più terribile, appunto, tra i modi di far morire, appunto. Tutto questo che cosa comporta? Comporta che in fondo riesce, in qualche modo ci spiega, ci fa accettare il male che c'è nel mondo. Pensiamo per esempio ai cancerosi, pensiamo agli ammalati e così via, no? Soffrono molto, però nella prospettiva di fede anche Gesù ha sofferto. Cioè il nostro non è un Dio il quale fa soffrire i suoi creati. Lui stesso ha voluto assumere sul suo corpo il male maggiore, il male possibile, appunto, rendendo in qualche modo, evitando insomma che ci sia il, come dire, ci sia la rivolta verso un Dio che permette tanto dolore anche a noi, perché questo Dio per primo ha sofferto anche più di noi. Non so se riesco a spiegarmi. Con tutto questo, ripeto, c'è un grande mistero. Un grande mistero, appunto, di cui soltanto nell'aldilà sapremo. Io so che già da qui ha un significato la crocifissione di Gesù. Il significato, cioè, di mostrare a coloro che soffrono che anche lui ha sofferto e ha sofferto più di tutti gli altri. Pensi che la Chiesa, in quanto corpo mistico di Cristo, debba a sua volta patire lo stesso percorso nella storia di passione e morte prima della fine dei tempi nella gloria? Non è un visionario, non è un matto così via che parla del fatto che la Chiesa sta andando incontro in fondo a dei problemi molto difficili. Voglio dire, l'Apocalisse stessa dice appunto che la vita della Chiesa dovrà passare tempi terribili e che soltanto dopo disastri e altre cose, soltanto allora appunto si scoprirà la pace, appunto, la pace del Cristo e la pace appunto data dal Cristo. Cioè l'Apocalisse stessa dice di stare in guardia. D'altro canto Gesù stesso dice appunto che dovremo passare fino a quando la Chiesa esisterà non ci sarà mai pace completa per lei, ci sarà sempre sofferenza. Cioè non è una, come dire, un'invenzione appunto di qualcuno. La Chiesa non è in marcia verso il trionfo, la Chiesa è in marcia verso la sofferenza, e lo vediamo anche appunto in questo. Però dopo la morte, la risurrezione, quali sono le domande, ma soprattutto le risposte chiave del tuo ultimo libro inchiesta, dicono che è risorto? Mi dà l'occasione di dire che insomma, che buona parte di coloro che si dicono cristiani, io non voglio giudicare nessuno, ma
In realtà i cristiani non lo sono, insomma, proprio perché dimenticano che noi siamo questa vita, appunto, che ci è stata data. Prego. Di passaggio. Siamo di passaggio e il luogo questo, e il tempo questo, dove dobbiamo guadagnarci appunto il luogo definitivo, appunto, quello che appunto chiamiamo il paradiso. Cioè, molti cristiani, pensa per esempio anche tanti preti ho trovato che ammalati, li vai a trovare, ti dice prega perché io guarisca. E questo, con tutto il rispetto, mi sembra poco cristiano, insomma. Io sono anziano e malato, non ho molto, molto da vivere, i medici me l'hanno detto, appunto. E io dico, se qualcuno prega per me, e ci sono molti che bontà loro lo fanno, dico non pregate perché io guarisca, pregate per favore, se volete, perché la mia sia una buona morte, perché io muoia bene. Io non voglio appunto che voi vi diate da fare, faccio addirittura delle novene, un altro, perché io appunto ritrovi la salute. A parte il fatto che alla mia età ritrovare la salute non solo è un po' difficile, ma se per caso la si trovasse da dei problemi anche, giusto perché l'andare, più si va avanti con l'età e più aumentano le difficoltà per vivere. Comunque, a quelli che con buona volontà dice noi preghiamo per te, ma pregate sì, mi fate un gran piacere, ma pregate perché appunto la mia morte sia davvero cristiana. Io alla sera prego di non morire come molti vorrebbero, la maggioranza delle persone vorrebbero morire di colpo, senza accorgersene, mentre dormono, vanno a dormire e muoiono, non se ne accorgono, così via. Al contrario, io prego di morire, come dire, consapevole, del tutto consapevole, perché la morte consapevole ti permette di affrontare questo tribunale che deve un po' anche deve attirarsi, ma anche un po' spaventarci, no? Questo tribunale eterno, affrontarlo appunto con tutto ciò, dopo avendo addosso a sé ciò che la Chiesa può fare per te, tipo per esempio l'unzione degli infermi, quello che si chiamava un tempo appunto estremunzione o d'altro. Il potere morire dopo la comunione e così via. Il viatico appunto. Io credo che avessero ragione gli antichi diciamo cristiani, i quali creavano delle società per la buona morte. Cioè, aiutavano la gente a morire bene. E adesso invece i cattolici stessi pensano soltanto, o quasi tutti pensano soltanto a rendere migliore la vita, questa che non è altro che una vita, una prospettiva cristiana. E non è altro che una vita provvisoria, è un luogo di prove, è un luogo che ci conduce appunto verso l'eterno. E quindi se io avessi ancora il tempo per fare un libro, ho fatto già un libro appunto sulla morte, però fu il mio secondo, dopo l'ipotesi di Gesù. Però farei volentieri un libro dove si ricordi che noi stiamo vivendo un cristianesimo in qualche modo dimentico di che cos'è
di cosa vuol dire. E che cosa, perché, la, perché il Vangelo si chiama Vangelo? Vangelo, come sai, vuol dire buona notizia. Qual è la buona notizia? E beh, la buona notizia è il fatto che ci ha aperto il paradiso, il fatto che Gesù ci ha dato la possibilità di vivere con Lui per tutta l'eternità. E questo che è il centro, in fondo, dell'insegnamento di Gesù è stato dimenticato. Quindi di fronte al sepolcro vuoto, l'inquietudine della morte che colpisce ogni uomo, Vittorio Messori l'ha placata. No, non mi considero così importante, ma certamente però appunto ciò che temo, lo dico sempre, anche Rosanna lo dice, io non temo la morte, io temo il giudizio. E detto questo, molti anche preti si scandalizzano. Io ho paura del giudizio, perché il Gesù buonista, che sempre e comunque perdona e fa entrare tutti al massimo con uno scapaccione, e purtroppo anche nella gerarchia oggi appunto si presenta questo Gesù appunto che le spalanca anche tutte le porte, ebbene tutto questo è, in fondo è tradire il cristianesimo, perché non è vero, ci sarà spazio per i salvati, ma ci sarà spazio anche per i dannati, e ci sarà spazio anche per coloro i quali, prima di ascendere al cielo, devono pagare le loro colpe. E quindi io, ripeto, colpisco e magari scandalizzo dicendo che non ho nessuna paura della morte, ma ho paura del giudizio. La prova definitiva della risurrezione di Gesù è che Gesù, dopo la risurrezione, ha vissuto con i suoi discepoli, ha vissuto ben 40 giorni. Per 40 giorni è stato con loro, per 40 giorni li ha anche informati di cose di cui non gli aveva parlato e così via, e alla fine è asceso al paradiso. Io dico, io quando di fronte a quelli che dubitano della morte e resurrezione, faccio presente che Gesù è morto pubblicamente, in fondo. Tutta Gerusalemme praticamente l'ha visto appeso alla croce e sa che è morto. E uscendo dalla bara, non ha voluto mostrarsi a tutto il popolo, ha voluto mostrarsi a quei 40 che lo avevano seguito e appunto furono ben lieti di stare con lui ancora qualche giorno. Queste persone erano conosciute da tutti, queste annunciavano una verità appunto che loro stessi avevano vissuto, cioè che la risurrezione di Gesù sia autentica, lo dimostra il fatto che coloro che i 40 che sono stati con loro, coloro che sono stati con Gesù, hanno portato un'esperienza che non è negabile, perché tutti a Gerusalemme si conoscevano, e se questi qui appunto dicevano che era avvenuta questa resurrezione, non si poteva non credere. Vittorio, grazie per il tuo tempo e per questa preziosa testimonianza di fede che ci riporta alle radici del cristianesimo e che lo attualizza ancora oggi,
facendoci sentire parte di un'unica grande storia di salvezza. Ma io ringrazio te per l'attenzione che hai voluto riservarmi e chiedo scusa a eventuali, come si chiamano, non gli ascoltatori, ma gli visori, a coloro che vedranno appunto Zagatatavato, chiedo scusa del fatto che, insomma, sono vecchio e io non uso questa parola così anziano, no, io sono vecchio e perdo spesso la memoria soprattutto dei nomi, infatti qualche volta mi inceppavo perché non mi ricordavo il nome di una persona o di un luogo. E quindi mi scuso con loro, perché se vorranno ascoltarmi sino alla fine di questo nostro incontro dovranno anche sopportare certe cose che avrei potuto qualche anno fa dire in modo migliore ed in modo più profondo. Io ne leggo due, il giornale del partito, cioè l'Osservatore Romano. Questo lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.